Parliamo dell'attacco doppio. Come dice anche il termine, si tratta di una doppia minaccia da parte di un pezzo contro due pezzi avversari, ma non solo, può essere anche la minaccia di un pezzo contro un pezzo dell'avversario e una casa importante, o anche un attacco doppio a due case importanti dell'avversario. Vediamo meglio cosa significa con degli esempi. Il classico attacco doppio si ha come in questa posizione quando il cavallo da D4 salta in C6, da cui attacca contemporaneamente la regina e la torre dell'avversario, che è costretto a muovere la regina in quanto è il pezzo che vale di più e deve lasciare in presa la propria torre su donna D6, cavallo per D8. Passiamo a un tatticismo che capita molto spesso in partita, quindi fate attenzione. Quando il re dell'avversario è ancora nella casa di partenza, ovvero la casa E8, e la vostra regina ha la possibilità di andare sulla quarta traversa, come in questo caso con donna A4 scacco, nella vostra testa deve suonare il campanello d'allarme. Fate attenzione perché ci possono essere degli attacchi doppi se l'avversario ha un proprio pezzo sulla quarta traversa, come l'alfiere in B4. Con la mossa donna A4 scacco si minacciano non solo il re in E8, ma anche l'alfiere in B4. Sembra che il nero possa riuscire a difendersi con cavallo C6, che copre lo scacco e difende contemporaneamente l'alfiere in B4, ma adesso alfiere per C6 scacco, elimina il difensore del nero, dopo B per C6, donna per B4 e il bianco guadagna un pezzo. Un altro pezzo che è capace di creare l'attacco doppio è l'alfiere. Essendo un pezzo che si muove in diagonale solo su case dello stesso colore, è chiaro che si può dare un attacco doppio con l'alfiere solo quando i pezzi dell'avversario si trovano su case dello stesso colore e sulla stessa diagonale, come i due cavalli in C6 e in E4, che saltano all'occhio. Il bianco ne approfitta subito, alfiere D5, li attacca entrambi contemporaneamente e se il nero prova a difenderne uno dei due, con alfiere B7, l'altro viene immediatamente catturato. Anche il re è capace di usufruire di questo tatticismo. Re D4 è un attacco doppio in quanto attacca contemporaneamente gli unici due pezzi del bianco, il cavallo in C5 e l'alfiere in C4. Cavallo E6 scacco, il bianco prova a scappare e a salvare il proprio cavallo, ma l'alfiere è perduto, re per C4 e il nero a posizione vinta. Come ho anticipato, l'attacco doppio non si ha soltanto quando si minacciano due pezzi dell'avversario contemporaneamente, ma anche quando, come in questo caso, dopo donna H4 scacco che costringe il bianco a parare con il proprio alfiere mettendolo in H2, cavallo G4. Adesso è un attacco doppio e si minacciano un pezzo in H2 e un'importante casa, in questo esempio occupata dal pedone, ovvero la casa F2. Perché è importante? Perché cavallo per F2 rappresenterebbe lo scacco matto o comunque guadagnerebbe materiale. Su cavallo G4, se il bianco prova a giocare F3, donna per H2 scacco matto. Stessa cosa su G3, donna per H2 matto. Allora, con donna F4, prova a difendersi dall'attacco doppio, ma non ci riesce perché dopo donna per H2 scacco, donna per H2, cavallo per F2 è matto, si chiama matto affogato. Un particolare tipo di attacco doppio è la forchetta, che in italiano noi chiamiamo così proprio per la sua forma. Nell'italiana, che è un'apertura molto conosciuta, il bianco ha questo trucco: D4 attacca l'alfiere del nero che è costretto a indietreggiare in B6 e adesso con la mossa D5, che è una forchetta, è anche un attacco doppio. Si attaccano il cavallo e l'alfiere del nero che ne perde uno dei due. Stessa cosa su E per D4,
Cipher D4, alfiere B6, D5, una forchetta o attacco doppio.